Buongiorno e buon mercoledì agli amici della Tenda TV e di Radio Palazzo Carli. Oggi, 24 gennaio 2024, terza settimana del tempo ordinario. Memoria di San Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa. Ispirato dalla sua carità apostolica e dalla dolcezza evangelica, San Giovanni Bosco lo scelse come modello e protettore della sua missione tra i giovani. Leggeremo dal Vangelo di Marco, al capitolo 4, i versetti dall'1 al 30. Invochiamo lo Spirito. Vieni, o Spirito Creatore, visita le nostre menti. Riempi della tua grazia i cuori che hai creato. O dolce consolatore, dono del Padre Altissimo, acqua viva, fuoco, amore, santo crisma dell'anima, dito della mano di Dio, promesso del Salvatore, irradia i tuoi sette doni, suscita in noi la parola. Sii luce all'intelletto, fiamma ardente nel cuore, sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore. Difendici dal nemico, reca in dono la pace, la tua guida invincibile ci preservi dal male. Luce ed eterna sapienza, svelaci il grande mistero di Dio Padre e del Figlio, uniti in un solo amore. Amen. Il Vangelo di oggi prevede la lettura di molti versetti. Vi propongo di ascoltarli tutti con quella attenzione amorosa che Dio ha seminato in ogni cristiano. Di nuovo si mise a insegnare lungo il mare e si riunì attorno a lui una folla enorme, tanto che egli salì su una barca e là restò seduto, stando in mare, mentre la folla era a terra lungo la riva. Insegnava loro molte cose in parabole e diceva loro nel suo insegnamento: ascoltate. Ecco, uscì il seminatore a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada e vennero gli uccelli e la divorarono. Un'altra cadde fra i sassi, dove non c'era molta terra, e subito spuntò perché non c'era un terreno profondo. Ma quando si levò il sole, restò bruciata. E non avendo radice si seccò. Un'altra cadde tra le spine crebbero, la soffocarono e non diede frutto. E un'altra cadde sulla terra buona, diede frutto che venne su e crebbe, e rese oltre ora il 30, ora il 60, ora il 100 per uno. E diceva: chi ha occhi per intendere, intenda. Quando poi fu solo, i suoi, insieme ai 12, lo interrogavano sulle parabole. Egli disse loro: a voi è stato confidato il mistero del regno di Dio. A quelli di fuori, invece, tutto viene esposto in parabole, perché guardino ma non vedano, ascoltino ma non intendano, perché non si convertano e venga loro perdonato. Continuò dicendo loro: se non comprendete queste parabole, come potete capire tutte le altre parabole? Il seminatore semina la parola. Quelli lungo la strada sono coloro nei quali viene seminata la parola. Ma quando l'ascoltano, subito viene Satana e porta via la parola seminata in loro.
Similmente, quelli che ricevono il seme sulle pietre sono coloro che, quando ascoltano la parola, subito l'accolgono con gioia, ma non hanno radici in se stessi, sono incostanti e quindi, al sopraggiungere di qualche tribolazione o persecuzione a causa della parola, subito si abbattono. Altri sono quelli che ricevono il seme tra le spine. Sono coloro che hanno ascoltato la parola, ma sopraggiungono le preoccupazioni del mondo e l'inganno della ricchezza e tutte le altre bramosie. Soffocano la parola e questa rimane senza frutto. Quelli poi che ricevono il seme su terreno buono sono coloro che ascoltano la parola, l'accolgano e portano frutto nella misura chi del 30, chi del 60, chi del 100 per uno. La parabola del seminatore è ricca di insegnamenti. Inizia e termina rispettivamente con il comandamento dell'ascolto. Ascoltate. Ci insegna quali sono le reazioni che avvengono in noi quando ascoltiamo il Vangelo. Aver chiara la vicenda della parola nel nostro cuore è avere la chiave per entrare in tutte le parabole. Il seme che fruttifica superando difficoltà, crisi e morte rappresenta la vita di Gesù, ma anche la vita della sua parola in noi. Noi siamo invitati ad avere fiducia nella parola, perché è potenza di Dio, è seme suo, che germina per forza propria la sua stessa vita divina. Ma dobbiamo anche smascherare l'azione del diavolo che cerca di impedirne i frutti in noi. La sua opera di ostruzionismo trova degli alleati. Il primo alleato è il buonsenso, che rendendo importanti solo i nostri interessi materiali, ci rende impermeabili a tutto il resto. Il secondo è la nostra fragilità, che non lascia attecchire in noi la verità, se non in modo superficiale. Alla minima difficoltà, le nostre paure profonde prendono il sopravvento. Il terzo alleato del nemico è il piacere, scambiato per gioia, che soffoca in noi la capacità di intendere. La parola di Dio vince queste tre difficoltà rispettivamente attraverso la fede, la speranza e la carità. Gesù è la parola di Dio seminata in noi. Il mistero del regno di Dio nella storia è ormai quello del seme, che rivive in noi la sua stessa vicenda di allora. Concludiamo con la benedizione. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.